appunto dedicato a questa curiosità del campionato. Siamo passati alle immagini di Saint-Étienne Widzew Łódź, squadra polacca sconfitta per 3-0 dai verdi francesi, che furono protagonisti nelle edizioni scorso dei tornei di ottime imprese, arrivando anche alla finale della Coppa dei Campioni. Abbiamo visto un'azione di Rocheteau, la squadra del Saint-Étienne ha vinto per 3-0. Il mattatore della giornata è stato l'olandese Johnny Rep, che qui vediamo realizzare il primo gol dopo 24 minuti nel corso del primo tempo. Rivediamo l'azione, Rocheteau che fa un assist di testa al centro, al volo Johnny Rep realizza il primo gol. All'andata il Saint-Étienne aveva perso per 2-1, questo 3-0 pieno dunque dell'incontro di ritorno lo qualifica abbondantemente. Ancora Johnny Rep dal dischetto dopo il fallo da rigore che abbiamo visto nell'immagine precedente, 2-0, siamo al 52esimo, siamo già nella ripresa, rivediamo anche il rigore di Johnny Rep. Ricorderete anche giocare nel Bastia, sempre protagonista negli incontri di coppe, anche contro squadre italiane, il Bastia gioca contro il Torino. Ancora questa bella azione di Johnny Rep, avete visto che Rocheteau, lo possiamo rivedere meglio nell'azione rallentata, Rocheteau finge di inserirsi al centro, meglio si inserisce al centro, si trascina presso gli avversari, apre il varco per Rep che in diagonale entra in area di rigore e segna il terzo gol. Ecco, Rocheteau si porta al centro sbilanciando la difesa avversaria e Johnny Rep ha occasione di segnare il terzo gol di questo successo netto della squadra francese, che ancora avrebbe un'altra opportunità che viene fallita di un soffio, ma il 3-0 è più che sufficiente per il Saint-Étienne, che ha rilanciato il calcio francese 3 o 4 anni fa.